da Saluzzo con Luca Sacco al termine della partita tra Saluzzo e Dertona. Luca, 1-0-0 che nel risultato ovviamente non ci può appagare troppo. Dal Dertona indubbiamente oggi ci aspettavamo qualcosa di più. Le maggiori difficoltà che abbiamo affrontato quest'oggi, Luca, che ci hanno impedito di dare anche seguito a un risultato e a una prestazione che ci attendavamo. E questo è un campo difficile, lo sapevamo, perché comunque qui 2 settimane fa ci ha perso la Sanremese, che è una squadra costruita per vincere il campionato, quindi ti dice già che campo è questo quando ci viene a giocare. Un campo che è pesante contro una squadra ben messa in campo, però il Dertona ha fatto la sua prestazione, ha creato delle occasioni, ha colpito un palo, non siamo stati bravi a sfruttare alcune palle. Ci prendiamo questo punto, ce lo marchiamo. Di positivo c'è che non abbiamo preso gol, abbiamo fatto un punto che muove la classifica che si accorcia, perché comunque basta vedere i risultati. È un campionato che c'ha un sacco di equilibrio, adesso basta che guardi che il Borgosese sta vincendo 1-0 col Bra, quindi ti fa capire tante cose. Assolutamente, all'inizio del match quel trio che hanno schierato là davanti di giovani forse ci ha messo anche un po' in difficoltà, più di quanto ci si poteva aspettare. Magné ed Emiliano hanno impiegato un po' prima di prendere lì il radar, e poi il calcio di rigore ha concretizzato un pochettino quelle difficoltà. Sì, i giovani che hanno loro davanti li conoscevamo, li abbiamo giocato contro l'anno scorso. Mm-mm. Si vede che questo campo qua ci dice che dobbiamo pareggiare 0-0, sono 2 anni di fila che lo facciamo. Loro hanno dei 2 giovani davanti che sono Carre e Rettosi, che sono mm-hmm. buoni giocatori, e l'hanno dimostrato. Saluzzo è una squadra ostica, però secondo me il Dertona ha fatto una buona gara per quello che potevamo fare, e va bene. Nell'idea adesso, Luca, di recuperare mercoledì, naturalmente si tornerà a lavorare con un ritmo diverso, perché ci aspettano almeno 2 settimane, se verranno poi giocate effettivamente tutte le gare, dove si gioca ogni 3 giorni. Adesso praticamente allenarti ti alleni come ci si allena poco, perché si gioca sempre. Adesso giochiamo mercoledì, poi domenica, poi il 20 si va a Bra, quindi le partite sono tante, i giorni per allenarsi si accorciano, quindi bisogna farle bene come ha sempre fatto, e prepareremo bene queste partite. Adesso pensiamo a mercoledì, che si va a affrontare un'altra squadra dura. Domande dallo studio? Questo perché insomma nel primo tempo il Saluzzo, almeno così guardando la partita, ha spinto molto, e volevo chiederti, ecco, magari poi lo chiediamo anche al mister, però un po' di difficoltà nella costruzione del gioco, secondo noi, almeno che abbiamo visto la partita da studio, da parte del Dertona. Hai notato anche tu un po' più di difficoltà nel servire gli avanti del Dertona? Ma sì, a volte eravamo un po' troppo lenti, ci mancava un po' la velocità di pensiero sulla giocata, e quindi siamo andati in difficoltà. Il campo non ti permetteva di giocare in un determinato modo, e quindi loro sono anche abituati, però poi col passare del tempo ci abbiamo preso un po' le misure e abbiamo fatto una discreta gara. Allora salutiamo Luca Sacco, tra pochissimo andremo con Luca Pellegrini. Grazie Luca.